Un saluto a tutti i telespettatori e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Due fucilate esplose in un bar del centro di Brindisi, Rosso e Nero, nella tarda serata di ieri. Una rapina con spaccata nelle primissime ore del mattino di oggi ai danni del negozio Fluxa di via Giordano Bruno. E nel cuore della notte l'inseguimento a sirene spiegate da parte dei carabinieri, finito con la cattura di due persone a bordo di una Fiat Croma, forse la stessa al centro di una catena di episodi criminosi verificatisi nelle ultime settimane. È il bilancio davvero allarmante di una notte di paura a Brindisi che accresce il clima di preoccupazione e di tensione per la recrudescenza del fenomeno malavitoso sull'intero territorio provinciale. Cosimo Saracino. Aumenta l'allarme criminalità a Brindisi. Due fucilate in un bar del centro nella tarda serata di ieri e una spaccata alle 5 del mattino di oggi in una pelletteria. Questo il bilancio delle ultime ore in una città messa a ferro e fuoco da alcuni balordi che stanno ogni giorno aumentando il livello di pericolosità. Ieri sera intorno alle 21.30 due individui con il volto coperto da un casco e che indossavano un maglione alto tanto da velare anche il collo si sono presentati nel bar Rosso e Nero di via Pace Brindisi. Armati con un fucile a canne mozze. In quel momento nel bar c'erano due ragazze addette al bancone e una decina di clienti, pochi attimi per arraffare il contenuto della cassa con all'interno un migliaio di euro e uno dei due è andato fuori. L'altro, armato di fucile, ha esploso due colpi alle spalle della barista, quasi a voler firmare la rapina. Le due fucilate, fortunatamente, hanno solo prodotto danni all'arredamento e non alle persone. Questa mattina all'alba, invece, in via Giordano Bruno, pieno centro urbano, due persone hanno usato una Fiat Uno per sfondare l'ingresso del negozio di pelletteria Fluxa. I due individui hanno avuto però solo il tempo di impadronirsi di una decina di borse in pelle di Piero Guidi e Tux, prima di allontanarsi a piedi e sottrarsi quindi all'incontro con le volanti della questura in arrivo. Su entrambe le vicende indagano il personale della squadra mobile diretto dal vicequestore Francesco Barnaba. E come annunciato, la notte è stata caratterizzata anche da uno spettacolare inseguimento che i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Brindisi hanno intrapreso sulla Litorania in direzione nord per bloccare la fuga di un 18enne e di un minore che a bordo di una Fiat Croma hanno provato a forzare un posto di blocco dei militari. Intimato l'alti, due conducenti dell'auto, anziché fermarsi, hanno accelerato dandosi alla fuga. Immediatamente però i carabinieri si sono lanciati all'inseguimento e anche grazie all'aiuto di un'altra pattuglia sono riusciti a bloccare l'auto in fuga in una stradina interpoderale sterrata. Alla guida della Croma un 18enne, Francesco Colaci, accanto a lui un minore deferito in stato di libertà. Le investigazioni hanno consentito di accertare che il veicolo era provento di furto, era stato infatti rubato a Carovigno lo scorso 11 gennaio e che nell'abitacolo vi erano occultati uno spadino, un attrezzo cioè usato per la forzatura delle auto, e un dispositivo elettronico per la disattivazione dei sistemi di allarme, il tutto posto poi sotto sequestro. Si è accertato inoltre che Colaci era sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita. Dopo le formalità di rito, il giovane arrestato su disposizione del PM è stato scarcerato e rimesso in libertà. Ma le indagini sono ora indirizzate a scoprire se la Croma sia la stessa utilizzata in questi ultimi giorni per diversi fatti di cronaca verificatisi sul territorio brindisino. E proprio alla luce degli ultimi gravi episodi di cronaca, la Confesercenti brindisina, in una nota sottoscritta dal presidente provinciale Antonio D'Amore, chiede con forza ed urgenza alla prefettura di Brindisi la convocazione di un tavolo sulla sicurezza provinciale, preannunciando la possibilità di arrivare ad una serrata di tutte le attività commerciali, quale segno di protesta, si legge nella nota, per il senso di abbandono che stiamo vivendo in questo difficile momento, sperando che questo grido di allarme venga ascoltato. Ancora cronaca, una busta contenente due proiettili calibro 7,65 e un biglietto con un macabro messaggio d'auguri, buon Natale e che sia un 2012 di sangue. Destinatario della missiva Luigi De Civienti, un imprenditore mesagnese e patronne della squadra del Mesagne 1912, già vittima di un attentato incendiario nel luglio e nell'agosto scorso. I carabinieri indagano naturalmente sull'accaduto, rinforzando la sorveglianza intorno all'intera famiglia dell'imprenditore. Ce ne parla Agnese Poci. Sembrava che tutto fosse più calmo attorno a Luigi De Vicenti, eppure non è così. La notizia è trapelata solo in queste ore.
I carabinieri di Mesagni alcuni giorni fa hanno rintracciato una lettera anonima indirizzata a De Vicenti, imprenditore locale impegnato nel settore dell'ecologia e patron della squadra di calcio Mesagni 1929. Nella busta gialla, giunta presso gli uffici postali di Mesagni, un messaggio inquietante: Buon Natale e che sia un 2012 di sangue. Già di per sé la missiva lascia poco spazio all'immaginazione, ma chi ha inviato la busta voleva che il messaggio venisse recepito forte e chiaro, perché a correlare la lettera c'erano anche due proiettili calibro 7,65. I carabinieri di Stanza Mesagni hanno sequestrato la missiva e stanno indagando per capire chi l'abbia inviata. Luigi De Vicenti aveva già subito altri due attentati, simili tra loro. Il primo il 24 luglio scorso e il secondo ad un mese esatto di distanza il 24 agosto. Se la prima volta il portoncino della sua abitazione fu solo colpito di striscio dalle fiamme, ad agosto i malviventi attraverso una bomba carta fecero in modo che l'uscio di casa saltasse completamente, provocando danni anche all'intero vicinato. Per i due attentati le indagini sono partite da subito. Per ciò che successe nel luglio scorso, furono rintracciate e denunciate due persone incastrate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che li ritraevano allontanarsi dall'abitazione di De Vicenti. Per il secondo attentato, invece, i responsabili ripercorsero via Federico II Svevo contromano, a bordo di uno scooter, evitando di essere ripresi dagli occhi elettronici che controllavano la città. Con questo messaggio riprende il dialogo, se così si può chiamare, tra criminali e forze dell'ordine, che sono state chiamate a dare risposte a De Vicenti e all'intera comunità mesagnese. I carabinieri della stazione di San Pancrazio, Salentino, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Antonio Malorgio, un 47enne di Sandonaci. L'uomo, nel corso di una mirata perquisizione domiciliare effettuata dai militari presso il suo panificio, è stato trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 6,35 con matricola brasa, con caricatore inserito e provvisto di 7 cartucce, il tutto sottoposto a sequestro. Successivamente la perquisizione è stata estesa anche presso l'abitazione dell'uomo, dove sono stati trovati altri due fucili sovrapposti calibro 12, che malgrado legalmente detenuti sono stati posti sotto sequestro in maniera precauzionale considerando la misura coercitiva a suo carico. L'arrestato, dopo la compilazione degli atti, è stato quindi associato presso la casa circondariale di Brindisi, a disposizione ora dall'autorità giudiziaria competente. Lasciamo per ora la cronaca e parliamo invece di politica. Il tavolo del centro-sinistra brindisino ha scelto ufficialmente il giornalista Mimmo Gonzales quale candidato alla carica di sindaco per le prossime amministrative di primavera. A sottoscrivere l'adesione alla candidatura espressa dal Partito Democratico già nei giorni scorsi sono stati, nel corso di un vertice svoltosi ieri sera nella sede provinciale del PD, i responsabili di UDC, Noi Centro, Democratici e Repubblicani, PSI, API, Impegno Sociale e Brindisi Socialista. Una decisione che però sancisce uno strappo, forse definitivo, con SEL, IDV, la Puglia per Vendole, Sviluppo e Lavoro, che dopo aver incassato il no dai partner della coalizione alla proposta di avviare una pausa di riflessione attraverso l'azzeramento delle candidature sinora proposte, hanno deciso di proseguire comunque il loro percorso unitario, confermando la candidatura alla carica di sindaco del consigliere regionale Giovanni Briganti. Vediamo. Adesso è ufficiale, il giornalista Mimmo Gonzales è il candidato sindaco del centro-sinistra voluto dai partiti del laboratorio brindisino. Oggi prima conferenza stampa nella sede provinciale del Partito Democratico per chiarire le sue posizioni di fronte alle emergenze della città. Brindisi, ha esordito Gonzales, ha bisogno di ritornare ad essere protagonista e di risolvere problemi vecchi e nuovi. Continueremo a dialogare con gli altri partiti della sinistra brindisina considerandoli importanti per la crescita della città. Sarà per Gonzales una campagna elettorale nelle piazze, a contatto con la gente e sui principali social network, anche in linea con la congiuntura economica in cui versa il nostro territorio. Noi dobbiamo utilizzare l'esperienza maturata in tutti questi anni e capire che alcune cose bisogna proporle in maniera tale che vengano effettivamente realizzate nel corso del tempo, nel corso degli anni. Noi un problema su tutto, il piano del traffico per esempio di questa città, di cui sentiamo parlare da tanto tempo e che di fatto non è stato attuato nella sua interezza, così come per esempio il piano della costa. Il piano della costa va realizzato perché noi dobbiamo avere le idee chiare e con questo tante altre cose.
un bilancio sociale basato anche sugli interventi che vogliamo fare in questa città e soprattutto quello che vogliamo proporre in termini innovativi per Brindisi. Noi abbiamo le idee molto chiare, faremo una campagna elettorale molto propositiva da questo punto di vista, senza veleni, senza polemiche, basando tutto sulle necessità reali di questo territorio che ha bisogno di crescere. Il sindaco è come se entrassi in casa di un amico che ci ha invitato: buongiorno, guardate che io non rubo. Allora, questo è un approccio sbagliato. Un sindaco, un consigliere comunale, ha la schiena dritta. L'anomalia è quando un sindaco non ha la schiena dritta, non è il contrario. Cioè, non c'è bisogno di dire che il sindaco deve avere la schiena dritta, il sindaco ha la schiena dritta. E quando i sindaci non hanno avuto la schiena dritta, hanno pagato conseguenze dal punto di vista personale e politico. Io mi auguro che questo non succeda in nessun componente dell'amministrazione che potremmo guidare. La città è in sofferenza perché i problemi sono tanti, non è colpa di nessuno, ce li troviamo per una crisi in cui versa il paese e anche per alcune scelte che sono state compiute nel corso degli anni e che non hanno prodotto effetti positivi. La città è in sofferenza, lo sappiamo benissimo, dobbiamo intervenire, intanto rendendo più vivibile questa città, dalle piccole cose. Non è possibile che in questa città ci sia una carenza di consultori familiari, che ci siano problemi per mandare un bambino agli asili nido e quando si tira fuori un problema legato anche alle scarse risorse disponibili, beh, noi troveremo anche queste risorse, perché chi occupa questo territorio con propri insediamenti produttivi dovrà dare qualcosa a questo territorio, molto più di quanto è avvenuto fino ad oggi. Questo sarà utilizzato innanzitutto per i bisogni primari della popolazione. Immediata la risposta di Selli TV e la Puglia per Vendola e Sviluppo e Lavoro, che in una nota diramata proprio nelle ultime ore confermano dunque la candidatura alla carica di sindaco del consigliere regionale Giovanni Brigante. Nel corso dell'incontro della coalizione di centrosinistra di ieri sera, Selli TV, Sviluppo e Lavoro e la Puglia per Vendola, si legge nel documento, hanno presentato una nota perché si compia lo sforzo massimo per tenere la coalizione la più ampia possibile e confrontarsi con il centrodestra responsabile del governo urbano negli ultimi 7 anni, in cui alle criticità e al degrado non è stato posto nessun argine e alcun rimedio. Con tale spirito, si legge nella nota, è stata avanzata ieri sera al tavolo della coalizione la proposta di azzerare tutte le candidature emerse nel corso delle ultime settimane, dando così priorità al programma e ad un'idea di città, non ai nomi. La proposta, continua la nota, è stata rigettata però dalla restante componente della coalizione, rendendo così problematica la prosecuzione del confronto. La città e il territorio hanno necessità di poter guardare al futuro, avvertendo che chi si candida alla sua guida sia in sintonia con 1000 domande che vengono da ogni settore. Sviluppo e Lavoro e la Puglia per Vendola, responsabilmente di fronte alla domanda di cambiamento e di energica azione per affrontare con spirito di comunità e di condivisione l'enorme sfida che guardi al futuro, conclude la nota, riconfermano la candidatura a sindaco del consigliere regionale Giovanni Brigante e ribadiscono la disponibilità insieme alle forze politiche, ai movimenti e ai comitati, dalle associazioni e ai tanti cittadini che manifestano preoccupazione anche con appelli pubblici per trovare una proposta risolutiva di tutto il centro-sinistra brindisino. E chi ha ufficializzato il proprio candidato sindaco sono anche i responsabili delle forze di centro. Parliamo di Future Libertà, MPA, La Destra, Io Sud, Insieme per la Città e Alleanza di Centro, che in una nota comunicano di aver individuato ufficialmente nell'avvocato Lorenzo Maggi l'uomo cui affidare il compito di guidare la coalizione terza nelle ormai prossime consultazioni amministrative di primavera. È doveroso, si legge nella nota, esprimere gratitudine alla dottoressa Mimma Piliego, che rimane a disposizione della nostra coalizione. Nell'offrire alla cittadinanza il nominativo dell'avvocato Maggi, i sottoscrittori si dichiarano da subito aperti al confronto e alla collaborazione di quanti partiti o movimenti o forze sociali ritengano di essere interessati alla proposta da noi suggerita. Ci spostiamo a Fasano, dove ieri sera si è riunito il direttivo provinciale di Nuova Italia a scopo dell'incontro organizzato dal coordinatore Cesare Mevoli, quello di fare il punto sui prossimi importanti appuntamenti che vedranno impegnato il PDL dal congresso provinciale alle amministrative. Mariangela Boggia.
Il direttivo Nuova Italia Brindisi si è riunito in serata nella sede del Circolo di Fasano. L'incontro organizzato da Cesare Mevoli è servito per fare il punto sui prossimi importanti appuntamenti che vedranno impegnato il PDL, il congresso provinciale e le prossime elezioni amministrative. Sul versante congresso Nuova Italia ha ribadito la volontà di proporre un proprio documento programmatico con lo scopo di dare un fattivo contributo alla crescita e al rafforzamento del partito e dell'intera area di centrodestra. Per quanto riguarda le elezioni amministrative che si terranno nella prossima primavera, si è parlato del nodo centrale, ovvero la formazione delle liste e le trattative in corso per la scelta dei candidati sindaci nei comuni interessati, in particolar modo per il comune di Brindisi, dove sembra essere sempre più indispensabile per i rappresentanti del centrodestra il ricorso allo strumento delle primarie. Per quanto riguarda il congresso, noi stiamo facendo una serie di incontri cui abbiamo ribadito che comunque presenteremo un documento programmatico per dare un segnale della nostra presenza, ma anche per contribuire alla crescita appunto del partito, del PDL. Per quanto riguarda le amministrative, stiamo appunto analizzando in particolare il comune di Brindisi, in quanto ci sono appunto queste 6 candidature autorevoli, noi diciamo, e che tutti meritano appunto di essere rispettate, e quindi ribadiamo il nostro intendimento, che è quello di svolgere le primarie. D'altronde questa è la linea del partito tracciata dal segretario Alfano, e su questa linea anche Nuova Italia si muove. Noi da settembre che avevamo lanciato questa proposta attraverso il Circolo Nuova Italia con una conferenza stampa per portare avanti questo discorso delle primarie, i candidati del centro-destra sono tutti degli ottimi candidati, e credo appunto che questo sia il modo migliore per confrontarsi e per dare la possibilità appunto ai cittadini di scegliere chi lo rappresenterà nelle prossime amministrative. Io spero che quanto prima venga convocato un esecutivo provinciale, anche perché siamo alla vigilia di un congresso provinciale del PDL, e appunto che lì si torni a discutere di politica, di temi e di programmi, appunto per cercare di vincere questa competizione. A Fasano invece qual è la situazione? Qui, diciamo, essendoci già un candidato uscente, e quindi il Circolo di Nuova Italia, siamo tutti iscritti al PDL, sostengono il candidato Lello Di Bari. Siamo orientati nel predisporre una lista a sostegno, quindi stiamo preparando già un programma insieme a tutti gli iscritti, e anche il sindaco Lello Di Bari credo che sia favorevole a questa iniziativa. E anche a Martina Franca, altro comune chiamato al voto nella prossima tornata elettorale per le amministrative di primavera, a regnare tra le forze politiche impegnate nella definizione di alleanze e candidature è ancora però l'incertezza. L'interrogativo principale sia nel centro-sinistra che nel centro-destra è quello legato all'opportunità o meno di giungere alla scelta di un candidato unico attraverso le primarie. Vediamo. Mentre ci si avvia a grandi passi verso una nuova e intensa campagna elettorale, negli ambienti politici martinesi si lavora ormai a ritmo serrato per giungere nel minor tempo possibile alla definizione di alleanze e candidature in vista dell'importante traguardo delle elezioni amministrative di primavera. L'interrogativo che ci si pone in queste ultime settimane, sia nel centro-sinistra che nel centro-destra, è legato all'opportunità di arrivare all'individuazione di un candidato unico da presentare all'elettorato attraverso le primarie. Dal tavolo del centro-sinistra, Amo Martina, IDV, SEL e Moderati per Vendola guardano in maniera estremamente critica la possibilità, peraltro già concreta, di un'alleanza tra il PD del consigliere regionale Donato Pentasuglia, già dichiaratosi indisponibile ad una sua candidatura diretta alla carica di sindaco nonostante l'invito rivolto dal partito, e il nuovo UDC di Michele Muschio Schiavone e degli altri ex PDL Aldo Acquaro e Franco Scialpi. Un no ribadito a gran voce negli ultimi giorni dall'esponente di Amo Martina, Pasquale La Sorsa, motivato dalla assoluta indisponibilità espressa dai partner del Partito Democratico a scendere a patti con chi, sino a qualche mese fa, rappresentava quella dimensione politica dalla quale oggi i partiti della coalizione vogliono prendere nettamente le distanze, proponendo all'elettorato un nuovo percorso di rinnovamento. UDC che intanto, dopo aver pianificato con Future Libertà di Michele Di Re ed MPA di Vincenzo Angelini la nascita del Terzo Polo, continua a guardare con attenzione la possibile stretta di mano con il PD. Un'alleanza che potrebbe portare anche alla definizione di un candidato unico senza passare dalle primarie. Opzione che rigettano con forza invece i partner della coalizione, pronti a lanciare la sfida tra lo stesso La Sorsa, l'eventuale nuovo candidato interno al PD, l'ex capogruppo consigliere Giandomenico Bruni, e il possibile candidato espressione diretta del SEL. Intanto, a proposito di centro, il gruppo consigliare uscente dell'UDC, composto da Paolo D'Arcangelo e Franco Mariella e guidato in questi ultimi anni dal commissario cittadino Vito Pastore, è sempre pronto con l'eventuale adesione
coalizione del centrista Nania Chiarelli e con la DC di Marcello Cantore a scendere in campo proponendo una nuova coalizione moderata. Divise al momento sull'opzione primaria si presentano anche le varie anime del centrodestra. Gran parte del PDL si dice pronto ad appoggiare la candidatura dell'ex presidente del Consiglio, Michele Marraffa, senza passare da sfide interne con altri candidati. Non la pensa così invece la componente legata al circolo Nuova Italia, rappresentato a livello cittadino dall'ex vice sindaco Martino Miali, che chiede invece l'immediata organizzazione delle primarie della libertà, sulla base del tracciato di regole formulato già dal responsabile nazionale del partito, l'onorevole Mario Valducci. Ritorniamo a parlare di cronaca. Un'azienda martinese evasore totale a finire nel mirino della compagnia della Guardia di Finanza di Martina Franca, un'impresa specializzata nel settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni che in 3 anni avrebbe evaso il fisco attraverso diversi modus operandi per oltre 1 milione di euro. Nello specifico i militari della Guardia di Finanza hanno scoperto che l'impresa, come dicevamo, operante in uno dei settori vitali dell'economia territoriale, quello delle costruzioni, ma con specializzazione anche nell'attività di ristrutturazione di immobili, nel periodo di imposta che va dal 2008 al 2010 avrebbe omesso di presentare le dovute dichiarazioni dei redditi, sottraendo così alla tassazione, sia relativamente alle imposte dirette sia all'IRAP, oltre 1 milione di euro, ma non solo. Secondo quanto emerso dalla verifica effettuata dalle Fiamme Gialle, l'azienda avrebbe evaso l'IVA ed omesso versamenti di imposte per un totale di oltre 200.000 euro, commettendo anche gravi irregolarità nella tenuta della contabilità. Solo attraverso l'esecuzione di verifiche indirette e il coinvolgimento attivo di alcuni clienti è stato possibile risalire all'attività di evasione. Accertati gli illeciti, il responsabile legale della società è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per violazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 74 del 2000, quello cioè relativo all'occultamento e alla distruzione di scritture contabili. Voltiamo pagina. Oggi, giorno di San Sebastiano, ricorre il 144esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Municipale di Brindisi e per l'occasione è stata celebrata una Santa Messa nella chiesa di San Benedetto. Vediamo il servizio. Giorno di festa per la Polizia Municipale che ricorda il 144esimo anniversario della fondazione. Oggi nella chiesa di San Benedetto per rendere omaggio anche al protettore San Sebastiano. Alla cerimonia erano presenti il prefetto di Brindisi Nicola Prete, il commissario straordinario del comune capoluogo Bruno Pezzuto e i vertici provinciali delle forze dell'ordine. Investire sulle persone, siano essi vigili, siano essi cittadini e soprattutto delineare un'attività che, come dire, abbia come obiettivo una maggiore efficienza nel contesto in cui ci troviamo anche a livello locale e nazionale. Questo ritengo sia un percorso virtuoso che con gradualità cercheremo di portare avanti sempre. Qual è il messaggio che San Sebastiano, protettore dei vigili urbani, può dare oggi a questa città, soprattutto al corpo dei vigili? L'abbiamo ascoltato in chiesa, essere sentinelle, l'accezione del termine è vasta, cercheremo di coglierne tutte e quindi in questo senso spronare il personale a lavorare con la professionalità che ritengo ormai sia sotto gli occhi di tutti. Ci spostiamo ad Ostuni, dove la giunta comunale guidata dal sindaco Domenico Tanzarella ha intanto approvato all'unanimità su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione Vincenzo Palmisano il piano di dimensionamento della rete scolastica della Città Bianca. Francesco Roma. La giunta comunale di Ostuni nella seduta di ieri ha approvato all'unanimità su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione Palmisano il piano di dimensionamento della rete scolastica della Città Bianca. Il piano di dimensionamento licenziato dall'esecutivo di Palazzo San Francesco si è mosso su una duplice direzione. Da un lato rispettare i parametri e le prescrizioni della normativa nazionale delle linee guida emanate dalla Regione Puglia e dall'altro la tutela dell'offerta formativa per la comunità studentesca. Il Comune ha tenuto in considerazione le istanze di tutti, dice Tanzarella, dando la possibilità ad una scuola di coltivare il proprio talento. Capisco le ragioni di chi ha sollevato numerose perplessità sia da parte sindacale che da parte della componente scolastica, ma a qualsiasi cambiamento nell'organizzazione di strutture complesse trova con difficoltà livelli di equilibrio tali da poter contemperare le ragioni di tutti. Voglio anche ricordare, dice ancora Tanzarella, che il nostro margine di manovra era fissato in modo chiaro dalle leggi nazionali e non potevamo esimerci dal rispettarle. Nell'atto è stato proposto per il dimensionamento della rete scolastica a partire dall'anno scolastico 2012-2013 di formare 2 istituti comprensivi. Quello tra il secondo circolo didattico vitale e la media San Giovanni Bosco, con attuale popolazione scolastica complessiva di 912 unità.
quello tra il primo circolo didattico Pessina e la media Orlandini-Barnaba, con attuale complessivo numero di alunni pari a 1.142 unità. Manterrà l'autonomia il terzo circolo didattico elementare Giovanni XXIII, che ha un'attuale popolazione scolastica pari a 941 alunni. Infine, nell'atto è stato stabilito che in ogni caso, a partire dall'anno scolastico 2012-2013, nessun istituto comprensivo né il terzo circolo didattico possano formare più di 10 sezioni di scuola dell'infanzia, al fine di costituire uno dei presupposti per mantenere tendenzialmente in equilibrio la popolazione scolastica complessiva. Ieri sera, presso il Salone del Plesso Filippo Enrico, il sindaco di Latiano ha premiato i partecipanti al concorso della 21esima Olimpiade dei Giochi Logici, Linguistici e Matematici, organizzato con il patrocinio dell'Università di Bari. Anna Maria D'Angeli. Sono stati il sindaco Antonio De Giorgi e il dirigente scolastico Dario Muscialli a consegnare gli attestati e le medaglie ai bambini provenienti dalla scuola d'infanzia e ai ragazzi della scuola primaria del circolo didattico Filippo Enrico, che nell'anno scolastico 2010-2011 hanno partecipato al concorso della 21esima Olimpiade dei Giochi Linguistici e Matematici, organizzato da Gioia Matesis con il patrocinio dell'Università di Bari. Obiettivo, quello di far avvicinare i ragazzi alla matematica attraverso un approccio ludico. Il circolo didattico di Latiano è da 3 anni, infatti, che partendo da una sfida, partendo da una domanda, la matematica può essere divertente, ha cominciato un percorso che appunto vuole valorizzare la matematica e i bambini stessi e fare in modo che attraverso il gioco, attraverso i rompicapo, attraverso gli enigmi, attraverso la logica, i ragazzi possano potenziare le loro capacità e avere più stima di se stessi. Vedere questi bambini che a conclusione di un progetto, in questo caso le Olimpiadi di Matematica, per loro molto importante perché tramite il gioco riescono anche a imparare problemi di matematica e a risolverli in modo differente, così come magari viene fatto solitamente. Quindi la presenza per loro del sindaco credo che sia entusiasmante e anche gioiosa per loro. È un momento bello, un momento divertente, auguro a tutti loro di continuare nei propri studi sempre con lo stesso entusiasmo e con lo stesso divertimento. L'iniziativa ha fornito ai ragazzi l'opportunità di prendere consapevolezza delle proprie abilità, confrontandosi con studenti provenienti da tutta Italia e facendo esperienze significative anche al di fuori della propria scuola di appartenenza. La matematica non è soltanto quella che si può insegnare in aula, stando tra i banchi, ma è anche la matematica delle gare, delle cosiddette Olimpiadi per la matematica. Quindi gli alunni affrontano compiti nuovi rispetto a un tradizionale problema di aritmetica, quindi affrontano prove di logico-matematica e logica-matematica-linguaggio. Prima di chiudere, un'importante comunicazione ai nostri telespettatori: da lunedì prossimo 23 gennaio, con largo anticipo rispetto a quanto previsto dallo switch off in programma a fine giugno, l'intera programmazione di TRCB andrà sul digitale terrestre. Per visualizzarla occorrerà effettuare una semplice operazione, ovvero quella di risintonizzare il decoder digitale. Per informazioni comunque si può telefonare allo 0831 336 085 o inviare una mail all'indirizzo info@trcb.it. È davvero tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Questa edizione del telegiornale è possibile rivederla sul nostro sito www.trcb.it.